Ok ragazzi, nuovo video. Oggi parleremo del come gestire gli attacchi di fame. Vedremo delle strategie che possono essere utilizzate per affrontare questa problematica in generale, però non voglio assolutamente che da questo video emergano degli input in qualche modo di malinterpretazione, nel senso che normalmente quando si parla degli attacchi di fame, quando si fanno questo genere di video, ossia come uscire dagli attacchi di fame, quello che si dice è: gli attacchi di fame sono qualcosa di negativo, non va bene, devi aggiustare qualcos'altro perché qualcosa non funziona o te non funzioni, insomma c'è anche una sorta di ok, tu sei colpevole, tu stai sbagliando, ma io ti dico come risolvere il tutto. Sono cazzate nel senso che gli attacchi di fame sono una delle cose più normali e episodi di binge nel nostro settore, o comunque per chi cura l'alimentazione, soprattutto quando arriva a livelli di massa grassa molto molto basso, è una delle cose più normali e fisiologiche. Anzi, è un segnale che il vostro corpo funziona in maniera eccellente. Perché questo? Perché il nostro istinto, ragazzi, a livello proprio istintivo come Homo sapiens, è quello di ingrassare. È quello di in realtà ingrassare il più possibile per far fronte ad eventuali possibili carestie. È nel nostro codice del DNA, nel senso che lo spicchio di tempo in cui l'essere umano ha vissuto e sta vivendo una fase di sovralimentazione è minuscolo rispetto a tutti i decenni e i secoli in cui abbiamo vissuto in carenza di cibo. Ok, quindi il nostro istinto, nel nostro codice genetico, ci viene detto di ingrassare. Qualsiasi comportamento voi abbiate che rifiuta cibi troppo raffinati, troppo grassi, rifiuta di aumentare la vostra massa grassa o di stare comunque in calo di massa grassa, che obiettivamente sono nel range più basso di quella che è la nostra fisiologia, comporta una reazione del vostro corpo assolutamente normale, che è quella di avere e portarci, cercare di portarci a perdere il controllo. E quindi questo molto spesso si sfocia e si manifesta con attacchi di fame. Quindi partiamo dal presupposto che, complimenti, se hai attacchi di fame sei una persona assolutamente normale e funzionante. Quindi, detto questo, però, cerchiamo di capire quali strategie poter utilizzare per farvi fronte. Allora, primo punto, uno dei casi in cui possibilmente gli attacchi di fame non dovrebbero capitare è in fase di normoalimentazione o surplus calorico, ossia se voi state in massa e vi prendono degli episodi di attacchi di fame, allora c'è qualcosa che obiettivamente non sta funzionando. Sono dei casi abbastanza paradossali, perché dite giustamente: perché sto mangiando tanto, perché mi vengono gli attacchi di fame? E è un discorso correlato molto spesso alla vostra sensibilità insulinica, ossia il fatto che il vostro corpo sta perdendo i vostri tessuti, il tessuto adiposo, il tessuto muscolare, la miocita, la adiposità, stanno perdendo l'affinità con l'azione dell'insulina, col glucosio, quindi conseguentemente c'è proprio una desensibilizzazione dell'insulina, appunto i tessuti sono meno sensibili all'azione dell'insulina, e quindi questo comporta sostanzialmente che il vostro corpo diventa più dipendente da un continuo input di glucosio nel vostro sangue, e quindi l'input che il vostro corpo riesce concretamente a mandare è proprio quello di una ricerca del cibo. Molto spesso quello che succede è che il nostro corpo in generale, magari per esempio noi andiamo a mangiare, assumiamo tanti zuccheri, tanti carboidrati, c'è una reazione, una risposta al nostro corpo sproporzionata, perché il nostro corpo inizia a buttare insulina, questa azione è comunque rallentata perché c'è una desensibilizzazione, allora il nostro pancreas continua a pompare più insulina, e quello che succede è che a un certo punto, bene o male, la situazione del glucosio, della nostra glicemia, cala, ossia sostanzialmente viene pompata così tanta insulina che a un certo punto si va in quella che viene definita un'ipoglicemia reattiva, ossia una risposta così forte che ci si trova paradossalmente, dopo aver mangiato carboidrati, in una situazione di ipoglicemia, ossia meno glucosio nel nostro sangue. E l'ipoglicemia si manifesta normalmente con un attacco, una sensazione di voler mangiare fame, in particolare zuccheri. E questo viene definito normalmente quello che è il food cravings, o meglio il carbs cravings, ossia una continua ricerca di carboidrati nel corso della giornata, perché ci vengono attacchi di fame, ci buttiamo su magari una confezione di biscotti, stesso discorso, c'è un continuo rilascio di insulina, si va di nuovo in ipoglicemia reattiva. Arriviamo a pranzo, ci buttiamo su un piatto di pasta, di riso bello abbondante, ci prendiamo un gelato eccetera perché moriamo di fame, di nuovo dopo poche ore ci abbiamo già l'attacco di fame. Ok, questo è il carbs craving. E per risolvere questa problematica, che può succedere quando magari dopo aver letto delle riviste, degli articoli eccetera, iniziamo in una fase di massa a bombardarci di carboidrati in maniera sproporzionata rispetto a quello che è il nostro output in allenamento,
Il modo migliore per risolvere è fare un passetto indietro, tornare in normo alimentazione, ripristinare la sensibilità insulinica, utilizzare magari i GDI e via discorrendo, e questo ci può sicuramente dare una mano per poi ripartire in massa e eliminare questi episodi di carbs cravings e in generale di attacchi di fame. Ora, tutti gli altri casi di attacchi di fame sono dei casi che riguardano inevitabilmente una fase di ipoalimentazione, ossia stiamo mangiando poco, il nostro corpo ha fame e quello che ci richiede è ci cerca di portarci a perdere il controllo, e di nuovo è perfettamente normale. Però, quindi ci tengo a dirlo, tutto quello che vi dirò sono delle forzature, delle strategie che facciamo che non sono esattamente da un punto di vista prettamente darwiniano ed evoluzionistico, non sono esattamente intelligenti, sono anzi molto poco efficienti, però diciamo che per i nostri scopi, visto che noi facciamo bodybuilding e fa parte del nostro sport, allora si incastrano, diciamo, a pennello. Allora, il primo consiglio che posso darvi è quello di scegliere alimenti che siano energicamente poco densi. Che cosa vuol dire? Se voi mettete da conto delle, per esempio, delle patate piuttosto che del riso, le patate, per arrivare alla stessa quota calorica di carboidrati, ci sarà molto più volume, ci saranno molti più chili, banalmente, di patate rispetto al riso. Perché questo? Perché è un alimento idratato ed è un alimento soprattutto energicamente meno denso del riso, ossia orientarci sin da subito, dal punto di vista di scelta delle fonti, su alimenti che a parità di calorie mi permettano di mangiare di più proprio da un punto di vista di volume. Quindi cercare di aumentare anche l'asticella in termini di apporto di verdura, che contiene molte fibre e energicamente è poco densa rispetto a delle fonti di cereali, soprattutto se raffinati. Queste sono tutte soluzioni che possono essere inserite, però un avviso. Quando si esagera da questo punto di vista si perde quella che è una certa efficienza in qualche modo da un punto di vista gastrointestinale, ossia si creano danni. Perché? Perché normalmente alimenti poco densi, alimenti che saziano, sono anche alimenti molto fibrosi, quindi tenete d'occhio comunque le vostre fibre giornaliere, non superate i 30-35 grammi al giorno. Quindi magari nel post workout mangio del riso che sia basmati e quindi contenga poche fibre, però inserisco un po' più di verdura. Oppure piuttosto mangio delle patate, inserisco la buccia, che sicuramente mi può dare una mano, è ricca di tutta una serie di microelementi, però comunque controllo il mio input di verdura, ok? Quindi non cercate di non superare comunque una certa soglia di fibre, perché sennò create stress da un punto di vista gastrointestinale. Ora, secondo consiglio è quello di utilizzare delle bevande che siano delle bevande, ahimè, dolcificate. E ho fatto un video sui dolcificanti, quindi rimando a quello, che in questi casi possono dare una mano. Sia in mezzo del pomeriggio state morendo di fame, non dico che vi fate una Coca Zero, però magari vi fate un orzo fresco col ghiaccio, adesso perché è estate, e utilizzate un filo di sugo d'arosio per aromatizzarlo. Oppure vi fate un tè, magari un tè verde bello fresco ghiacciato. Noi quando stavamo in Giappone d'estate è una cosa fantastica, tu vai, stai, magari c'è anche fame e tutto, però ti prendi un bel tè, loro non lo zucchero, nel tè verde, e quando prendi un po' di mestichezza col sapore è anche molto molto piacevole. Oppure ci aggiungete un filo di sucralosio, un filo di dolcificante, può sicuramente essere una buona soluzione. E questo logicamente permette di riempirvi un po' di più lo stomaco e vi dà tanti benefici, perché diciamo attenua quella che è l'attacco di fame. Ora, un altro consiglio molto importante è gestite il numero di pasti, nel senso che vi ritroverete che, io vi faccio il mio esempio, io personalmente gli attacchi di fame li gestisco molto bene facendo meno pasti, che può risultare paradossale perché tu dici ok, divido in più pasti, e molte persone infatti ragionano così, divido in più pasti nel corso della giornata e questo mi permette concretamente di andare a non aver fame, perché sostanzialmente ok, finisco di mangiare, c'ho un filo di fame, però so che da qua a un'ora, a due ore già rimangio, quindi è sicuramente una cosa sensata e molte persone di nuovo si trovano straordinariamente bene in questo modo. Però, in alternativa, c'è anche la soluzione di andare a ridurre il numero di pasti, una cosa che su di me funziona molto bene, ossia io preferisco avere dei pasti molto più corposi, quindi dico il pomeriggio mi viene tanta fame, soprattutto quando sto in cut, però non faccio merenda, mi distraggo, mi prendo per l'appunto una bevanda zuccherata, faccio altro, vado a far cardio, se devo far cardio, piuttosto che lavoro, faccio i video qua con voi, in questo momento ho una fame bestia, perché ho iniziato la definizione, però io so che a cena potrò mangiare comunque una buona fonte di verdura, potrò mangiare una buona fonte proteica, potrò mangiarmi il tortozzo alla fine, quindi anche quel filo di carbo, quell'avena che è il dolcetto finale, quindi comunque dico vabbè, la fame l'affronto molto meglio. Se invece mangio
quindi tra virgolette cedo, mi mangio magari il tortox, me lo mangio adesso, io so che a cena non ho tortox e rosico comunque, quindi su di me funziona bene ridurre il numero di pasti, però può funzionare molto meglio su di voi andare a ampliare il numero di pasti, ok? Quindi modulate il quantitativo di pasti senza rientrare in nessun dogma, in base a quello che è più funzionale per voi. E ultimo suggerimento che vi posso dare è: inserite un dolcetto alla fine del vostro pasto, o comunque un treat, una piccola coccola che, insomma, nella maggior parte dei casi è un dolcetto, quindi anche semplicemente andare ad inserire un tocchetto, 10-20 grammi di cioccolato fondente o pasta di cacao, ancora meglio, quindi un bel fondente sopra il 90% la pasta di cacao, che è un ottimo alimento, può darvi quella piccola coccola per cui, diciamo, vi permette di conciliare in qualche modo anche il sonno, perché c'è un rilascio di dopamina, vi permette di, diciamo, finite la cena che avete ancora un po' fame, però dice vabbè, ma io ho la mia coccolina là pronta che mi aspetta. E questa anche può essere un'ottima soluzione. Molte persone anche un po' di latte, magari latte di soia o un latte scremato con un filo dolcificante caldo d'inverno, può essere una coccolina per accompagnare e metterci a letto. Ecco, un'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso, proprio a proposito di coccole: occhio a non ricadere in quelli che sono i craving food. I craving food sono sostanzialmente tutti quegli alimenti che, diciamo, se ne prendete uno vi scatta la molla e dovete finire tutto. Per molte persone, ecco, per me un craving food sono i gentilini. Cioè, se io prendo i gentilini, non so se li conoscete, sicuramente li conoscerete, insomma, soprattutto chi è di Roma, se io prendo un gentilino mi devo finire tutto il pacco. Cioè, è matematico. Perché? Perché fin quando ero piccolo mamma portava i gentilini a casa e la mattina mi svegliavo, latte bollente, un gentilino dentro, poi ci pensi un attimo, ci butti tutto il pacco, fai il mappazzone e te lo mangi. I gentilini sono così, si mangiano così, cioè di default ne prendi uno, li prendi tutti, cioè per me non è concepibile assaggiarne uno, quindi per me i gentilini sono un craving food e sono sicuro che ognuno di voi ne avrà uno, quindi anche là evitate del tutto i craving food, perché io so che se attacco con gentilini ho ancora peggio la crema di pistacchi. La crema di pistacchi per me è la fine, sto sempre col tarlo, c'ho la crema di pistacchi in casa, cioè la Nutella me la potete mettere sotto, la ignoro, la crema di pistacchi io impazzisco totalmente. Quindi io so che queste cose in casa mia semplicemente non devono esserci, via! Gentilini, crema di pistacchio, niente, ok? Quindi sicuramente questo può darmi una fame, perché molto spesso, o darmi un aiuto, pardon, perché molto spesso l'attacco di fame è di natura psicofisica, o meglio, c'è una componente fisica di base, però poi è quella psicologica che ci fa scattare. Niente ragazzi, scrivete qua sotto tutte le domande, questo è tutto per questo video. Scrivete anche voi come gestite gli attacchi di fame, se vi vengono, così cerchiamo di instaurare un po' il nostro solito confronto. E detto questo, ci vediamo col prossimo video.